Bambini, oggi voglio parlarvi di un ricordo. Secondo voi cos'è un ricordo? Un ricordo è qualcosa che resta impresso nella mente e nel cuore. Può essere bello, ma anche brutto. È una cosa del passato che non si dimentica mai. Ecco, quello di cui voglio parlarvi è un ricordo speciale che viene celebrato ogni 10 febbraio. Questo giorno serve per ricordarci che non dobbiamo mai dimenticare le persone che hanno vissuto la tragedia di dover abbandonare le loro terre. Queste persone, tanti italiani, vivevano in queste regioni. Guardate la cartina, bambini. Qui c'è il Mar Adriatico e qui ci sono le regioni di cui stiamo parlando, ad esempio l'Istria, la Dalmazia, Fiume. Sapete, tra queste persone ci sono anche dei personaggi illustri e tra di loro due attrici famose, Irma ed Emma Gramatica. Una delle due, Emma, è nata proprio qui, per caso, a Fidenza nel 1874, quando Fidenza si chiamava ancora Borgo San Donnino. Maestra, come mai per caso? Perché i suoi genitori lavoravano in una compagnia teatrale che quel giorno aveva fatto tappa proprio qui da noi. Ma che bello. Vorrei conoscere la sua storia e sapere esattamente dove è nata. Allora, dobbiamo partire per una missione speciale sulle tracce di Emma per scoprire tante cose belle sulla sua vita. Signora Francesca, buongiorno, benvenuti. Siamo qui per una missione speciale. Sì, ditemi tutto. Vogliamo conoscere meglio Emma Gramatica. Puoi aiutarci? Ma certo, molto volentieri. Allora, bimbi, adesso tutti al lavoro con la signora Francesca e domani ci racconterete cosa avete scoperto. Bimbi, siamo in un posto molto molto speciale. Questa è la stanza dei libri antichi dove ho trovato qualcosa che fa proprio al caso vostro. Su Emma Gramatica abbiamo tante notizie su questi dizionari, i dizionari dei personaggi molto importanti della provincia di Parma e anche di tutta l'Italia. In più abbiamo trovato una preziosa raccolta di articoli di giornale d'epoca in cui c'è un articolo molto importante su Emma Gramatica. Lo guardiamo insieme? Sì! Pronti? Ecco bambini, qui abbiamo raccolto quindi tutto il materiale per poter cominciare a lavorare insieme. Siete pronti? Sì! Oh, bambini, cosa avete scoperto in biblioteca? Ho scoperto che il vero nome di Emma è Aida Larva Argia. Ha debuttato in teatro quando era ancora una bambina accanto ad Eleonora Duse. È diventata famosa perché aveva una volontà di ferro e studiava tanto. Anche sua sorella Irma era un'attrice famosa. Lei è nata a Fiume, in Istria. Prima ce n'è parlato, maestro. Emma ha recitato nel Teatro Magnani di Fidenza nel 1953.
ha avuto un voto come Presidente della Repubblica. Ha recitato nel film Sorelle Materassi con, accanto a sua sorella Irma. Anche in Don Camillo, Monsignore, ma non troppo. Ha recitato in lingua tedesca con Irma in America e in Germania. È morta nel 1965 a Ostia, vicino a Roma. Bambini, avete lavorato benissimo, perciò ho una sorpresa per voi. Nei prossimi giorni verrà in classe la nostra preside e vedremo cosa succederà. Sta per arrivare la preside, tutti in silenzio. Vediamo cosa succede. Avanti! Buongiorno bambini, ho una sorpresa per voi. Adesso faremo una telefonata molto importante. Buongiorno, sono il dirigente scolastico della direzione didattica di Fidenza e vorrei parlare con la dottoressa Allegri. Buongiorno, sono io, mi dica, dirigente. Ah, buongiorno, guardi, io le telefono per una cosa un po' particolare. C'è una classe che sta facendo un progetto e avrebbe necessità di trovare notizie su Emma Grammatica, che come lei saprà è nata a Fidenza quando era ancora a Borgo San Donnino. Lei ci potrebbe aiutare all'ufficio anagrafe perché abbiamo bisogno di trovare notizie, perché vorremmo poi anche andare alla scoperta di questo personaggio. Ragazzi, avete sentito? Poco non ci vediamo, vi presento la insegnante Ventura, buongiorno, e la sua classe. Ma ciao bambino! Ma io ho lavorato per voi, ho cercato nei nostri registri se c'era l'anno 1874, per vedere se abbiamo la nascita di Emma Grammatica. Il registro c'è. Vediamo se è stata dichiarata questa nascita. Penso proprio di sì, dovrebbe essere l'atto 331. Ma eccolo qua, atto 331, Grammatica Emma. Il papà Domenico dichiara che il 25 ottobre del 1874 alle ore 4 del mattino a Borgo San Donnino è nata Emma Grammatica con i nomi di Emma, Aida, Laura e Argia. Bellissimo! Ma la volete una fotocopia del registro? Sì! Annalisa, facciamo una fotocopia e io intanto vi faccio l'atto di dichiarazione. Allora, per ricordare il numero dell'atto 131. Allora ragazzi, a questo punto non dobbiamo che cercare la casa e c'è una sorpresa per voi. Ho contattato il dottor Ponzi, una persona molto importante a Fidenza, che ci condurrà forse sulle tracce di Emma. Come coordinate lei, dottoressa? Ma molto volentieri. Benissimo. Ecco l'estratto con il riassunto del registro. Guardate. Ed ecco le fotocopie del registro. Grazie. Ma grazie. Cosa si dice? Ponzi, lei sa dov'è la casa di Emma? Certamente, seguitemi. Un attimo, dottor Ponzi, potrebbe farci visitare il teatro? Va bene, andiamo. Emma ha recitato nel 1953. Ma che bello! Che bello! Vuoi vedere se per caso dietro il sipario c'è Emma? Sì!
Proviamo a vedere se c'è Emma. Venite, venite. Taci. Sulle soglie del bosco non odo parole che dici umane, ma odo parole più nuove che parlano gocciole e foglie lontane. In una di queste case, nella vecchia contrada di San Bernardo, è nata Emma. Ma proprio questa? Ma è casa mia! Ma che sorpresa, che onore! Adesso dobbiamo farlo sapere a tutti. Io lo so come! Ci vuole una targa! Questo sarà il nostro ricordo per sempre. Oh, che bello! Albania. Noi veniamo dall'India. Io vengo da Pakistan. Noi veniamo